Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di venerdì 31 luglio. Facciamo un attimo il punto della situazione. Qui abbiamo dei future che ieri sera sono di nuovo volati a su DAX più mi sembra 100-150, sull'Italia anche fino a 200. Poi di nuovo verso le 4 della mattina sono tornati praticamente in parità. E adesso sono leggermente positivi. Germania più 26 punti, Italia più 85. Questo è da sempre molto da pensare a un analista quantitativo, perché fluttuazioni così forti durante una semplice serata e poi mattinata sono abbastanza importanti, perché prima si va da una parte e poi si va dall'altra. Per cui ritorniamo a ciò che ci dicono i grafici, come al solito, non ciò che vorremmo, non ciò che immaginiamo o altro. Prima di tutto, abbiamo che il decimo T-3, come detto, su DAX può essersi chiuso qui. Nulla ci dice se questo è un nuovo T-3 che fa partire un nuovo settimanale, oppure se sarà l'undicesimo T-3 e quindi si vincolerà a ribasso. Sappiamo soltanto che d'inverso il nono T-3 è arrivato a 34 barre, se non ricordo male, quindi ha spazio ancora per salire per altre 10, ovvero 2 ore e mezza massimo, non alto, massimo, e che eventualmente, sempre da questo massimo, qui una chiusura a 20 è improbabile, quindi in realtà sta proprio chiudendo il nono T-3 inverso. Che però, continuo a far notare, come cose lo vedrete tra poco, potrebbe essere in realtà già il terzo T-3 inverso. E voi mi direte in che senso? Ve lo faccio vedere subito. Come qui ho intercettato rapidamente la possibilità che si continuasse eventualmente a salire, perché ho fatto partire un secondo T settimanale dove era difficile vederlo. Guardate qua. Si poteva dire, ma no, ma qui adesso si va in chiusura 11, però 12, però 13, però 14, però 15. È già diventato un bisettimanale. No, un attimo, c'è qualcosa che non va. Invece avevo segnalato subito la possibilità che fosse partito un nuovo T e avevo lunedì predetto questa shooting star che poi è apparsa a monitor la sera, predetta la mattina, e dato l'inversione che mi aspettavo per la partenza perlomeno di un terzo t, di un quarto T inverso, così non da poco direi, e lo dico per una questione di autorevolezza, perché così i detrattori rimangono come al solito a bocca asciutta. L'altra cosa importante che dicevo appunto è che qui, su questo massimo, del 28 luglio, può essere partito una spinta ancora più forte, appunto un nuovo T inverso. E sarebbe il secondo T inverso di un T inverso qui, di un settimanale inverso che è già arrivato a 8 barre e che se volesse potrebbe continuare ancora a spingere prima di scendere. Avrebbe ancora più facoltà di spingere i corsi verso il basso. Segnalo questa perché è un'ipotesi importante collegata appunto alla precedente che ci ha permesso di leggere perfettamente il movimento del mercato successivo. Peraltro, sul secondo T più 1, sul secondo bisettimanale siamo arrivati a 15 giorni, siamo andati a finire prima sulla media mobile a 200 periodi, poi abbiamo avuto una chiusura sopra a 50. Ecco, vediamo un attimino che cosa può succedere. Qui ho ancora lasciato la divergenza rialzista che si vedeva, e che non conta niente rispetto a volumi, HFT e ciclica evoluta. Eventualmente aiuta, ma se lavorate solo e esclusivamente con le divergenze, questo è quello che può succedere. Un annullamento della divergenza è, come ieri, finta rialzo per poi schiantarsi pesantemente verso il basso. Un meno 3% sull'indice era da un po' che non lo vedevamo. Cercate una candela di queste proporzioni, neanche qui ce l'avete. Ok. Compreso. Per cui siamo sempre, ripeto, alla chiusura del nostro primo T più 2, del T più 3 trimestrale partito su questo minimo. Siamo a 34 giorni, che è già una chiusura, diciamo,
Potrebbe essere una chiusura media perché oltre i 32 giorni, ma si potrebbe arrivare sempre a 43. Quindi anche in questo caso, se proprio volesse spingere fortissimamente l'inverso, avrebbe tutto lo spazio per fare un 1, 2 e poi fare ancora un altro terzo tempo allungando ancora di una settimana piena, perché qui siamo a 34 giorni, la sua discesa. Oppure potrebbe esserci un raccordo. Perché tra T più 2 e T più 2, tra mensile e mensile, ci può essere sempre un accordo, finta rialzo, boom. Quindi oggi diventa di nuovo una giornata topica, interessante, importante, in cui eventualmente, se vediamo delle anomalie, delle cose strane, i volumi sono scesi già molto a mercato in questi giorni, meglio stare fuori e vedere che cosa fanno, anche per 2 o 3 giorni. Anche perché oggi è venerdì e sappiamo che la regola dell'analisi ciclica evoluta dalla parte operativa, perché c'è anche una parte operativa della ciclica evoluta che non esiste nella vecchia ciclica, ci dice attenzione a non aprire posizioni nel pomeriggio, aprire, non chiudere, aprire, perché è rischioso e si rischia di poter andare in overnight, e se si rischia di andare in overnight nel weekend è ancora più rischioso che andare in overnight tra un giorno e l'altro, quindi attenzione, o ci sono delle opportunità veramente notevoli da cogliere. Oppure attenti perché, come avete visto nei 2 giorni precedenti, prima sparano le stelle e poi sprofondano. Quindi bellissime finte. Per quanto riguarda il Fuzzy Mib, cosa molto simile, ovvero abbiamo che nono T meno 3, non decimo, questo si è chiuso qui. Nulla dice il contrario. Qui attenzione soltanto, e anche in questo caso di inverso siamo arrivati a 34 barre, quindi dovremmo andare in chiusura e dovrebbe esserci spinta verso l'alto per far partire eventualmente da questo minimo anche in questo caso qualche cosa. Quindi anche qui mettiamoci un bel minimo, mettiamolo come partenza alle 16:30 e vediamo quanta spinta avremo in rialzo, anche perché il target naturale, come per il DAX, teoricamente sarebbe questo. E soprattutto sarebbe importante superare i massimi e quindi gli swing che vi dicevo anche ieri sera, ovvero i 19.463, per vedere se dopo ci saranno anche volumi e quindi partirà un nuovo settimanale. Vedete, stessa identica cosa qua su DAX. Li avevo dati ieri sera. Prima 12.422, successivamente 12.526. Per avere un'idea se può partire appunto un settimanale come spinta. Se non vedremo forza, questo diventa l'undicesimo T-3 e si scende, soprattutto in violazione dello swing inverso a 12.253 e nel tempo però ciclico corretto, perché se mi arriva una violazione in 23esima candela e so che il minimo il DAX può durare 22, ecco, non vado a prendere una scelta da Superenalotto, da scommessa, da jackpot, perché rischio di essere spazzato via se poi il mercato si gira dall'altra parte. Direi che è tutto, quindi riassumendo, vediamo che cosa parte da qui, se è un settimanale nuovo o se l'undicesimo T-3. La cosa più semplice è che in violazione di questo swing inverso, dopo aver creato un T-5 rialzista, se magari farà anche una violazione di swing, sarà la cosa migliore del mondo, potremo andare short. Viceversa, potenziale spinta finalmente a salire, che è quello che ci farebbe più comodo perché ci darebbe almeno per un altro giorno magari spinta a rialzo e quindi target, come detto, verso la mia mobile a 50 periodi. Ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.